Nell'ultimo periodo si è tornato a parlare a gran voce dell'ospedale di Penne, anche e soprattutto dopo le vicissitudini dell'inverno, dove col terremoto, la vicenda Rigopiano. Quali sono i pensieri del direttore sanitario di Luzio? Ma questo ospedale continua a svolgere la sua funzione di punto di assistenza per l'area Vestina. Se ne è parlato nell'ultimo periodo perché nel periodo estivo ci sarà una riduzione dei posti letto di area medica, ma è una semplice riduzione che anche negli anni passati c'è sempre stata, o per le chirurgie, o per l'area medica, o per altre attività. Questa riduzione di posti letto ci permette comunque di mantenere attivo tutto l'ospedale, recuperando delle forze infermieristiche da adibire ad altri servizi. Che sicurezza si sente di dare a questi cittadini? Ma l'ospedale di Penne negli ultimi 4 anni ha mantenuto pressoché costante la sua attività, per cui posso dare le assicurazioni che questo ospedale sta dando negli ultimi 4 anni. I reparti che ci sono funzionano. Hanno ottimi professionisti, sia medici che infermieri, e possiamo garantire l'assistenza di base. È un ospedale di base e garantiamo un'assistenza di base. Per assistenze più impegnative o per patologie più importanti, questo ospedale funziona da SPOC nei confronti dell'Hub, che è l'ospedale di Pescara. La programmazione regionale stabilisce che l'ospedale di Penne è un ospedale di zona disagiata e quindi andrà incontro ad una contrazione dei posti letto, ma manterrà il pronto soccorso e quindi tutta l'assistenza, la prima assistenza potrà essere erogata sia medica che chirurgica ancora qui nell'ospedale di Penne. Spero anch'io che ci possa essere un ripensamento a questa programmazione regionale e quindi mantenere almeno le attività che abbiamo adesso.